Invitiamo di nuovo il giudice Stefan Sinco a portarsi al centro del ring per adesso i juniores. Juniors, quella categoria che va dai 6 ai 9 mesi, poi subito dopo vedremo i giovani nella categoria da 9 ai 18. 6 a 9 mesi sono dei cuccioloni, l'occhio esperto può raccogliere chiaramente tutte le rotondità ancora caratteristica del cucciolo, ma abbiamo soggetti anche già ben addestrati e proiettati verso i ring competitivi. In questo caso si perdona qualche piccola defiance del soggetto esposto, perché così giovani, insomma, gli si può perdonare qualcosa. Crescendo dovranno, come vedrete da ora in poi, presentarsi in maniera impeccabile. In questo caso tutti questi soggetti entrano in ordine sparso, successivamente li vedremo entrare per gruppo. Ben rappresentato anche il raggruppamento di questi cuccioloni. La kermesse è aperta con l'ingresso di un greyhound e a seguire quell'orsacchiotto che è il Tibetan Mastiff. Riesco a vedere da qui un Leonberger, un Siberian Husky, un pastore svizzero bianco e un dog de Bordeaux, il Doberman, pastore australiano e il cattle dog, un Kurzer, un Bracco di Weimar, il pastore belga Groenendal e un Nazawak, un American Staffordshire, uno Shiba Inu, piuttosto raro ma presente anche lui qui a Pisa, lo Zwerg Schnauzer bianco, un Barbone Toy Fulvo, un Papillon, un Bulldog francese, Jack Russell, Cavalier Pinscher Spaniel, un bolognese, bassotto standard a pelo corto, bassotto nano a pelo corto, immagino non ancora cucciolo, va confermato, e uno dal mantello duro. Di nuovo necessaria probabilmente da parte del giudice una preselezione. Voi del pubblico penso abbiate già afferrato come si conducono i giochi. Entra un raggruppamento completo, si preseleziona e poi si va alla finale. Al centro del ring il Greyhound, il pastore svizzero bianco, l'Australian Shepherd e il Kurzer. Entra in finale il Jack Russell, il Cavalier Pinscher Spaniel, è il bassotto, direi nano a pelo duro. Dico direi perché è una razza che una volta raggiunti 15 mesi, secondo le nuove regolamentazioni, verrà confermato nella taglia di appartenenza. Prima selezione quindi effettuata dal giudice Stefan Sinco, che adesso procede a osservare i cani in movimento, in up and down prima, e poi vedremo un altro tipo di movimento circolare. Per cortesia, l'addetto alle pulizie con urgenza nel ring d'onore. L'addetto alle pulizie con urgenza nel ring d'onore, grazie. Pastore svizzero bianco che torna all'ombra. E adesso il pastore australiano. Questi cuccioloni che
che tra qualche mese entreranno nella categoria giovani e poi naturalmente nelle altre, nelle successive, sempre per a seconda della loro razza. Jack Russell. E dando ancora il benvenuto al pubblico presente all'ippodromo di San Rossore, a coloro che ci stanno seguendo in streaming. Siamo all'interno di un impianto storico per quel che riguarda l'ippica italiana, uno tra gli ippodromi più importanti d'Italia, che ha il vantaggio, il pregio indiscusso di essere all'interno di un parco naturale. Questa è la tenuta di San Rossore, che in origine apparteneva ai Medici, ai Lorena, successivamente ai Re d'Italia, ai Savoia, che ne fecero la loro residenza estiva e trascorrevano qua molti mesi, anche oltre l'estate. In questi luoghi si sono tenute decisioni importantissime per quel che riguardava la politica dell'epoca. Le leggi razziali purtroppo vennero firmate qua. Dopo la guerra, la tenuta di San Rossore è diventata di proprietà della Presidenza della Repubblica, fino a che qualche anno fa la Presidenza della Repubblica ha deciso di darla in gestione alla Regione Toscana. Il giudice Stefan Sinco è arrivato al suo verdetto conclusivo. Il terzo posto sul terzo gradino, il Jack Russell. Ancora un premio per lui. Secondo posto, il pastore australiano. Un bacio del suo handler. Vince il pastore bianco svizzero. E un applauso anche agli altri finalisti. Si possono preparare i giovani all'ingresso nel ring. Pastore svizzero bianco che sale sul gradino più alto del podio. Giudizio di Stefan Sinco. Si avvicina per svolgere il suo ruolo di giudice Francesco Cocchetti, che tra poco introdurremo.